Ma io Grillo non ho da dire niente. Lui non vuole diplomazie, scambi di sedie, io ne voglio ancora meno di lui, sia chiaro, ancora meno di lui. Ha scelto una via parlamentare, poteva sceglierne una extra parlamentare per interpretare questo moto di disagio, di protesta, di rivendicazione, adesso dirà come intende prendersi le sue responsabilità, punto, davanti al Paese, punto. Io non ho altro, francamente, non ho altro da aggiungere, voglio solo sottolineare qual è la situazione di questo Paese, qual è la situazione. Voglio solo sottolineare che l'idea del tanto peggio, tanto meglio è un'idea distruttiva. Adesso c'è l'Italia davanti a noi e ognuno si prenderà, ripeto, le sue responsabilità. Io ho solo il dovere di mettere su base di chiarezza qual è la nostra proposta, che è percorribile. Non inseguo Grillo in tutte le dichiarazioni mattiniere, pomeridiane, serali, non ho nessuna intenzione di replicare né agli insulti né alle considerazioni. Io ho in testa il mio paese. Punto. Allora, noi abbiamo a volte votato all'unanimità, a volte votato a maggioranza, a volte votato a maggioranza esigua, a volte maggioranza. Noi siamo l'unica forza politica italiana che discute in pubblico. Ne conoscete un'altra? Se poi un dibattito assume la responsabilità davanti all'Italia di far vedere che c'è un partito che sente di dover essere un presidio e quindi supera anche sfumature e differenze per dire siamo qui, siamo assieme, capiamo il momento, chapeau in questa confusione italiana. Noi abbiamo discusso in streaming e abbiamo votato dicendo c'è un partito che tiene una rotta in un paese che ha i problemi che ha. Poi, quanto a scegliere le priorità, certo, sì, le opinioni possono essere, io devo dire la priorità, è chiaro, l'ho detto, il punto uno è l'Europa per me, adesso svilupperei i documenti, direi perché è lì il punto fondamentale, ovviamente. Dopodiché però, io ho detto ieri una cosa alla quale credo molto, il tema etico-morale è pregiudiziale a qualsiasi cosa. Il tema sociale è il tema centrale, sostanziale. Ma noi, se non arriviamo a dimostrare che tante cose che ci siamo detti in questi anni a proposito della moralità pubblica succedono, noi non riusciamo a pronunciare nient'altro. Quindi a seguire non c'è nessun problema sui costi della politica. Ci sono lì, se li abbiamo scritti perché siamo pronti. Allora, stiamo parlando legge costituzionale, dimezzamento dei parlamentari e abolizione in Costituzione delle province? Abbiamo il testo di legge, lo manderemo avanti. Stiamo parlando di rivedere gli emolumenti dei parlamentari, parametrandoli a quelli dei sindaci? Non abbiamo problemi. Stiamo parlando di una legge sui partiti? Grillo dice abolire il finanziamento pubblico. Io gli rispondo, discutiamone. Purché tu accetti di discutere anche del concetto di trasparenza di un soggetto pubblico che è un partito, che può presentarsi alle elezioni e governare un paese, non è solo questione di finanziamento. Io ci sto a discutere del finanziamento, tu ci stai a discutere di trasparenza della democrazia interna, della costruzione dei gruppi dirigenti, dell'accesso alle candidature, dei codici etici. Ci stai a fare una legge sui partiti? Quindi noi non abbiamo problemi a prenderla da quel lato, non abbiamo nessuna timidezza a prenderla da quel lato. Purché, attenzione, la prendiamo nell'insieme, perché un conto sono i costi della politica, un conto e un conto è un oggettino che si chiama democrazia. Su questo saremmo abbastanza resistenti, ecco, non so come dire. Saremmo abbastanza resistenti su quel punto, perché c'è morta troppa gente su quel punto. Quindi su quello Grillo da noi non ha nessuna sponda.
la democrazia è la democrazia, la Costituzione è la Costituzione. Dopodiché i costi della politica, tutto quello che si vuole, ma su quel punto non si aspettino sconti. L'ultima Avanti, domanda. Ultimo che dobbiamo andare.